Comandante, oggi il suo ritorno a casa, com'è stato dopo 6 mesi di permanenza, per qualche mese forzata e per altri di lavoro che era già programmato in Congo? Il viaggio è sembrato, il viaggio di ritorno è sembrato più lungo del solito, quando c'era il desiderio di ognuno di noi, eravamo in 12 tutti gli italiani che viaggiavamo per il rientro a casa. Tutti i colleghi di lavoro, in quanto in Congo, oltre Blue Brother, ci sono anche altre due unità navali della stessa compagnia, il Blue Mammy e il Mare Rubino. Quindi eravamo in 12, siamo andati prima a Parigi, poi intorno a Parigi abbiamo fatto circa 8-9 ore di volo, una sosta in hotel, stamattina alle 6:50 siamo ripartiti per tornare in Italia, prima a Roma e poi a Palermo, naturalmente per me. Sì, lei è abituato, diciamo, a queste lunghe permanenze fuori casa per il lavoro che svolge, ma nel passato non le era mai capitato una permanenza obbligata così lunga come questa? Così lunga no, perché normalmente prima quando lavoravo in altre società, perché non ho sempre fatto solo bambini, ho fatto anche altre società di navigazione, i periodi erano più lunghi, 4 mesi a bordo e 2 a casa. Con la bambina invece la tipologia di lavoro è un'altra, l'offshore è proprio una tradizione che si fa turni più brevi, tipo noi facciamo 2 mesi e 2 mesi, come ho detto nelle precedenti interviste. Quindi io sono passato da 2 mesi a 6 mesi, quindi la cosa è diventata un po' abbastanza anomala, diciamo. Certo. Senta, ma c'è stato mai un momento in questo periodo, negli ultimi mesi, in cui lei ha avuto, diciamo, paura di dover prolungare ulteriormente la sua permanenza a bordo della nave perché magari c'erano delle difficoltà affinché la situazione si sbloccasse? La paura c'era anche perché il lockdown lì sta continuando ancora. Il governo del Congo non ne vuole sapere di aprire le frontiere a nessuno. Grazie all'impegno della nostra compagnia, prima di tutti, e poi della politica successivamente, alla quale ha contribuito anche il sindaco Valenti, è stato anche un ottimo contributo quello del nostro sindaco ad accelerare le operazioni. E hanno organizzato il volo charter per farci rientrare a casa. Ma i colleghi nostri che ci hanno rilevato, rischiano di avere un periodo lungo come il nostro. E non credo che si risolva facilmente in Africa la situazione, perché lì si è partiti da pochi casi, al giro di 3-4 mesi sono arrivati a 1.000 casi di contagi. E quindi il lockdown va sempre ad aumentare perché ancora non hanno avuto nessun picco come si è avuto in altre nazioni. Senta, lei quando pensa di dover, adesso chiaramente rimarrà a Sciacca, immagino per un lungo periodo, ma secondo i programmi, lei quando dovrebbe tornare al lavoro e quindi tornare in Congo? Adesso mi spettano minimo intorno ai 3 mesi di permanenza a Sciacca, poi dipende dalle esigenze della compagnia, ma comunque 2 mesi sicuramente a casa me le fanno fare. In base alle esigenze possono anche dirmi di partire prima e bisogna partire. Il lavoro nostro è questo. Mi Quindi auguro. lei accetterebbe di partire, diciamo, anche se in una situazione ancora con un minimo di incertezza come quella attuale, non di soluzione piena del problema? Ma se non c'è proprio una risoluzione, non mi faranno partire tra 2 mesi o 3. Faranno allungare un pochettino anche ai miei colleghi, i colleghi che ci hanno rilevato. Se noi abbiamo fatto 6 mesi, penso che loro 4 li possano fare. Quindi sono già consapevoli loro di questa situazione. Speriamo che migliori la situazione in Congo, che aprano le frontiere in modo che si torni alla normalità. Anche perché dovrebbe, perché l'IMO, gli spiego questa, l'IMO, International Maritime Organization, che è un'organizzazione mondiale marittima, da cui l'Italia ne è stato membro, è stata una delle prime, ma anche le nazioni di West Africa hanno stabilito, l'IMO ha stabilito che i marittimi devono essere dei lavoratori chiavi e quindi esentati alle restrizioni in qualsiasi parte del mondo. Ma le nazioni africane non ne vogliono sapere, fino ad oggi non ne vogliono sapere. Ci sono altri miei colleghi in Guinea Equatoriale che tutt'oggi sono bloccati.
sapevano, dovevano partire ieri, all'ultimo momento le autorità della guerriglia si svegliano e li bloccano nuovamente. E sperano ora la prossima settimana, me lo auguro con tutto il cuore per i miei colleghi che anche loro da parecchi mesi sono là. Senta, com'è stato il suo arrivo a casa? Sappiamo che lei deve rispettare adesso un periodo di quarantena, quindi non ha potuto abbracciare sua moglie e i suoi figli e questo sicuramente sarà pesato tanto. Comunque, insomma, magari li avrà visti e certamente per loro sapere che lei è a Sciacca è una situazione diversa. Com'è stato il rientro? Ci siamo visti giù, vicino al portone con distanziamento sociale, ci siamo salutati. E dopodiché mia moglie con i bambini è andata in un'altra, nella residenza di mia suocera. E ci vedremo tutti i giorni, anche da, io mi affaccio dal balcone, fino a quando poi passerà questi 15 giorni e tutto tornerà normale. Senta, oltre all'abbraccio dei suoi figli, cosa le è mancato di più di Sciacca in questo periodo? Che so, un caffè al Bar Charlie o una granita da Aurelio? Ma solitamente a Bar Charlie non ci vado, vado sempre, solitamente frequento la piazza e le zone alte della città. E quindi il caffè al bar mi manca, le abitudini di incontrare amici in giro per la città. Da un anno a questa parte, frequento l'Associazione Nazionale Maritime d'Italia e quindi mi manca anche di andare a trovare le persone che frequentano quell'associazione. E queste sono le mie abitudini non normali, diciamo. No? Bene, noi la ringraziamo, le facciamo tanti auguri per il suo ritorno a casa. La sua storia, lo ricordiamo, ha appassionato molto i saccenzi, soprattutto dopo quelle interviste che lei ha rilasciato anche ad alcune televisioni nazionali, perché c'era molta paura di non poter rientrare in tempi brevi a casa. Quindi adesso problema risolto e lei ha voluto ringraziare con un suo ultimo ringraziamento possiamo anche chiudere questa intervista. Il ringraziamento l'ho detto prima, la compagnia che ha fatto tanto, non si è fermata mai giorno dopo giorno di cercare la soluzione. Come avevo detto prima, ringrazio il sindaco Valenti. E non so se mi sentirà, ringrazio l'ambasciatore italiano in Congo e anche il ministro Di Maio, perché tutto comunque è partito dal ministro. Dopo i vari solleciti, alla fine tutto è partito di là. Bisogna ringraziare un po' tutti, perché le nostre non sono state critiche, ma bensì sono state delle suppliche fatte a nome di tutti i marittimi, non solo di me, non era una cosa personale, ma era per tutti. Grazie a Dio è andata a buon fine. Ma ancora c'è tanti marittimi sparsi per il mondo. Spero che riescano tutti ad avere i loro cambi e tornare a casa e che si normalizzi la cosa. Questo è il mio. Bene, la ringraziamo, le auguriamo una buona domenica, oltre che un buon rientro a Sciacca. Certamente, grazie. Buona domenica anche a voi.